Cari corsiste e cari corsisti, buongiorno. Oggi presentiamo la leggenda del Grande Inquisitore, uno dei passi più straordinari dei fratelli Karamazov, una specie di piccolo romanzo nel grande romanzo e potrebbe avere vita completamente autonoma. Ivan confida al fratello Alyosha di aver concepito un poema in cui immagina che Cristo torni sulla terra nella Spagna del Seicento. L'azione si svolge a Siviglia, al tempo più terribile dell'Inquisizione, quando ogni giorno nel paese ardevano i roghi per la gloria di Dio. Cristo vuole tornare a visitare gli uomini, proprio là dove hanno cominciato a crepitare i roghi degli eretici. Nella sua immensa misericordia, egli si presenta in quel medesimo aspetto col quale era passato 15 secoli prima. Compare in silenzio, inavvertitamente, ma ecco, cosa strana, tutti lo riconoscono. Il popolo è attratto verso di lui da una forza irresistibile, lo circonda, gli cresce attorno, lo segue. Egli passa in mezzo a loro, silenzioso, con un dolce sorriso di infinita compassione. Il sole dell'amore arde nel suo cuore e i cuori degli uomini tremano in una corrispondenza d'amore. Egli tende loro le braccia, li benedice e dal contatto con lui e perfino dalle sue vesti emana una forza salutare. Ecco che un vecchio, cieco dall'infanzia, grida: Signore, fa che io veda! Ed ecco che dai suoi occhi cade la nebbia e il cieco vede. Il popolo piange e bacia la terra dove egli passa. I bambini gettano fiori innanzi a lui, cantano e acclamano: Osanna, è lui, ripetono tutti. Il popolo si agita, grida, supplica. Ma proprio in quel mentre, accanto alla cattedrale, compare sulla piazza il cardinale Grande Inquisitore, un vecchio quasi novantenne, alto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, nei quali splende una luce con una scintilla di fuoco. Aggrotta le folte sopracciglia bianche, lo sguardo brilla di una luce sinistra. Egli alza impercettibilmente un grido e ordina alle sue guardie di arrestare Gesù. Tale è la sua forza e a tal punto il popolo è docile e sottomesso che subito si apre davanti alle guardie e queste, in mezzo al silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su di lui e lo conducono via. Per un istante tutta la folla, come un sol uomo, si curva fino a terra davanti al vecchio inquisitore. Questi benedice il popolo in silenzio e passa oltre. Le guardie conducono il prigioniero sotto le volte di un angusto e cupo carcere nel vecchio edificio del Santo Uffizio e ve lo richiudono. In mezzo alla tenebra profonda si apre a un tratto la ferrea porta del carcere e il grande inquisitore in persona, con una fiaccola in mano, lentamente si avvicina. È solo, la porta si chiude alle sue spalle, si ferma sulla soglia e osserva a lungo il volto di lui. Infine si accosta in silenzio, posa la fiaccola sulla tavola e gli dice: Sei tu, sei proprio tu. Ascolta, perché sei venuto a disturbarci? Infatti sei venuto a disturbarci, questo lo sai anche tu. Ma lo sai cosa ti succederà domani? Io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai questo? Sì, forse tu lo sai. Allora dicevi: voglio rendervi liberi. Ebbene, adesso tu li vedi questi uomini liberi. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso tutto è compiuto, consummatum est.
Sappi che adesso questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi, adesso che ci hanno consegnato la propria libertà e l'hanno deposta ai nostri piedi. E sai perché? Perché per l'uomo non c'è nulla di più insopportabile della libertà. Egli vuole, per così dire, una libertà schiava, un travestimento abbagliante della schiavitù, non la libertà. Tu invece hai rifiutato di concedere loro l'unica via per la quale potevano sentirsi felici. Ma per fortuna, andandotene, lasciasti l'opera nelle nostre mani. Tu ci hai dato il potere di legare e di sciogliere tutto sulla terra. E certo, non puoi pensare di sottrarci ora questo potere. Perché dunque sei venuto a disturbarci? Ricordi la prima tentazione del demonio? Dì a queste pietre che diventino pane e l'umanità correrà dietro a te come un riconoscente, docile grecce, con l'eterna paura di rimanere senza i tuoi pani. Ma tu non volesti privare l'uomo della libertà e respingesti l'invito perché pensavi la libertà non si compra coi pani. E dicevi, l'uomo non vive di solo pane. Ma sai tu che nel nome di questo stesso pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra, ti abbatterà e tutti lo seguiranno perché gli uomini sono deboli, viziosi, inetti, ribelli. Tu promettevi loro il pane celeste, ma il pane celeste non può nulla contro il pane terreno. Gli uomini si prostreranno ai nostri piedi perché ci siamo assunti il peso di liberarli dalla paura di essere liberi. Tu rifiutasti l'unica bandiera che ti si offrisse per indurre tutti a inchinarsi a te, la bandiera del pane terreno, e la rifiutasti in nome della libertà e del pane celeste. Ora io ti dico che non c'è per l'uomo pensiero più angoscioso che quello di trovare al più presto a chi consegnare il dono della libertà. Noi l'abbiamo liberato da questo incubo, ne abbiamo spento, tacitato o acquietato la coscienza, perché l'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Tu non scendesti dalla croce quando ti gridavano, scendi dalla croce e crederemo in te. Tu non scendesti perché una volta di più non volesti asservire l'uomo col miracolo e avevi sete di una se fede libera, non fondata sul miracolo. Avevi sete dell'amore libero dell'uomo e non dei servili entusiasmi dello schiavo. E questo perché giudicavi troppo altamente gli uomini, li giudicavi capaci di essere liberi mentre non sono che schiavi. L'uomo infatti è stato creato più debole e più vile di quanto tu non creda. Se tu lo avessi amato, stimato di meno, avresti anche preteso di meno. Questo sarebbe stato il vero atto d'amore, perché più leggero sarebbe stato il peso da portare. Ma per fortuna noi abbiamo corretto la tua opera. E gli uomini si sono rallegrati di vedersi tolto dal cuore un dono così terribile che aveva procurato tanti tormenti. Vuoi conoscere il nostro segreto? Noi non siamo con te, noi siamo con loro. Noi li persuaderemo che essi saranno liberi solo quando rinunceranno alla libertà, perché vedranno in quali abissi li trascineranno la libertà, il libero pensiero, la scienza, e allora si getteranno ai nostri piedi e ci supplicheranno: dateci il vostro pane!
ed essi saranno felici di ricevere il nostro pane e di sottomettersi una volta per sempre. E finché non lo capiranno, saranno infelici. Tu mi guardi senza dir nulla, con uno sguardo d'amore, ma io non voglio il tuo amore, quell'amore che libera e impedisce la spensierata felicità dell'essere schiavi. Domani vedrai questo docile gregge correre al primo mio cenno e attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò, per essere venuto a disturbarci, perché se qualcuno merita il nostro rogo e lo merita più di ogni altro, questo sei tu. Domani ti brucerò. Dixi. L'inquisitore, dopo aver taciuto, aspetta per qualche tempo che il suo prigioniero gli risponda. Ma Gesù, tutto un tratto, gli si avvicina in silenzio e lo bacia dolcemente sulle esangui labbra novantenni. In ciò sta tutta la sua risposta. Il vecchio sussulta, va verso la porta, la spalanca e gli dice: vattene e non tornare più. Mai più, mai più. E lo lascia andare per le vie oscure della città. Il prigioniero si allontana nella notte, in silenzio. Dalle nubi pesanti occhieggia improvvisa la luna e posa sul vecchio un tenero, avvolgente raggio. Ora vi propongo questa scena nella straordinaria interpretazione di Umberto Orsini e Carlo Simoni, tratta dallo sceneggiato I fratelli Karamazov, realizzato dalla Rai. Ti dirò una cosa, Alyosha. Io mi sono persuaso che l'uomo non vuole essere libero. Praticamente invece chiede qualcuno di molto potente, di molto abile, a cui affidare la propria libertà. Qualcuno che gliel'amministri e che gli tolga la responsabilità di decidere giorno per giorno, volta per volta. Liberamente, appunto. Qualcuno che decida per lui, questo vuole l'uomo. E questo può rispondere il grande inquisitore. Ma è il ragionamento dello spirito del male. Cristo si è sempre ribellato a chi gli proponeva di spogliare l'uomo della sua libertà. Ma lo so bene che si è ribellato. Ma con che risultato? Quando il tentatore gli propose di tramutare le pietre in pane, perché Cristo si ribellò? Ma perché non ci può essere vera libertà se l'obbedienza è comprata col pane? E ti ricorderai come rispose. Non di solo pane vive l'uomo. Eppure è proprio in nome di questo pane terreno che da secoli si è aperta una lotta che ancora continua. Ma che cosa gliene importa agli uomini della libertà? Prima sfamali e poi parleremo di libertà, di amore, di pace. Se Cristo avesse trasformato le pietre in pane, tutti l'avrebbero seguito e il suo regno si sarebbe fatto in un momento. Invece Cristo rifiutò di sventolare la bandiera del pane terreno in nome della verità e del pane celeste. Non essere così semplicista, Ivan. Cristo ha sempre comandato agli uomini di procurarsi insieme il pane terreno. Ma occorreva dare un esempio clamoroso, le pietre trasformate in pane. Ma Cristo, rifiutandosi di fare quel miracolo, ha agito con magnifica fierezza, la fierezza di un vero Dio. Sì, lo riconosco, e lo riconosce anche il mio inquisitore. Fierezza di un vero Dio. Hai detto bene, Alyosha. Ma gli uomini non lo capiscono, perché non sono altrettanti dei. Ma credi che la natura umana possa fare a meno del miracolo? Credi che l'uomo possa a lungo soffocare il desiderio di essere guidato da qualcuno di molto, molto potente su cui scaricare la propria responsabilità? Tu non conosci gli uomini, Alyosha. Gli uomini sono deboli e schiavi.
E per questo si sono allontanati da Cristo. Per seguire noi. Noi? Chi? Noi! Mi sono talmente immedesimato nella mia rappresentazione che ti rispondo come se io stesso fossi l'inquisitore. Sì. Gli uomini si sono allontanati da noi. Perché non hanno bisogno né della libertà, né dell'amore, ma di una chiesa possente che si fondi sul miracolo, sul mistero e sull'autorità e indichi loro le strade da seguire ciecamente. Per questo noi abbiamo permesso agli uomini talvolta anche di peccare, perché la coscienza della loro debolezza non li spingesse alla disperazione. Ed ora in poi noi permetteremo o vieteremo agli uomini di vivere con le loro mogli o le loro amanti. Noi permetteremo agli uomini di avere o non avere figli. E tutto sarà regolato da noi a seconda del variare dei tempi. E tutti si inchineranno a noi, obbedienti e riconoscenti. Ma tu, Ivan, voi non sentite la responsabilità delle loro vite? Non tremate al pensiero di tenere nascosta la verità? Sì, noi sentiamo. Proviamo una spaventosa responsabilità. Ma come potete continuare a vivere serenamente? E chi ti dice che noi viviamo serenamente? Proprio noi, i pochi, gli eletti. Solo noi siamo i veri infelici, perché custodiamo il segreto della verità. Ma non è meglio condannare pochi all'infelicità piuttosto che privare milioni di esseri deboli della pace e della serenità del cuore? Sappi che anch'io m'ero preparato come te per portare agli uomini il messaggio cristiano della libertà e dell'amore. Ma mi sono ricreduto vedendo che era un ideale impossibile per gli uomini comuni. E lasciai gli orgogliosi per unirmi ai deboli e per guidarli secondo una legge adatta alle loro fragili forze. E ti dico? Ecco, e queste sono le parole finali che il grande inquisitore rivolge al Cristo pellegrino. Ti dico che continuerò a correggere l'opera tua. E domani ti brucerò. Perché hai turbato il nostro ordine. Sì, domani ti brucerò. Perché se c'è qualcuno che meriti più di tutti il rogo, questo sei tu. Domani ti brucerò. Dixi. Ma è assurdo. Il tuo poema è l'elogio di Gesù, non la condanna del suo messaggio. E nessuno ti crederà mai laddove parli della libertà. Non è così che va intesa la libertà dello spirito. No, no. L'intendono così soltanto i peggiori tra i cattolici, gli inquisitori. Il tuo inquisitore, con le sue sofferenze, non è che un fantasma. Anzi, il tuo inquisitore non crede in Dio. Questo è il suo vero segreto. E se anche fosse così, in questo sta la sua grandezza. Perché non la consideri tu una tragedia, quella di un uomo che ama ostinatamente a modo suo l'umanità, senza forse credere in Dio? Ivan, tu non credi in Dio. E come termina il tuo poema? Oh, io penso che l'inquisitore arretri nell'ombra del carcere, ma Cristo non lo lascia allontanare. Gli si avvicina e lo bacia sulla bocca. L'inquisitore è come bruciato da quel bacio sulle labbra e dice: vattene e non tornare mai più. E lo lascia allontanare per le vie oscure della città. E il prigioniero s'allontana. E l'inquisitore? Quel bacio gli brucia
ma continua a essere della sua idea. E tu con lui, eh? Anche tu. Te l'ho detto. A me basta arrivare ai 30 anni e poi via la coppa. È il tuo bisogno di vita, la tua sete di vivere, le foglioline viscose, i cieli azzurri. Come farai a vivere? Con un simile inferno nel cuore è mai possibile che tu ami qualcosa? Senti, Alyosha, c'è una forza che resiste a tutto. Che forza? Quella dei Karamazov. La forza infame dei Karamazov. Vuoi affondare nel vizio, è così, dimmi, è così. Anche questo. Ma forse riuscirò ad evitarlo. Come farai? Con le tue idee è impossibile. Te lo ripeto, farò come fanno i Karamazov. Vuoi dire che tutto è permesso, vero? Veramente, fratello, partendo, credevo di avere almeno te al mondo. Ma ora mi accorgo che anche nel tuo cuore non c'è posto per me. Questa formula tutto è permesso, io non la rinnego. Ebbene, sarai tu un giorno a rinnegare me per questo. Questo è un plagio. È un furto letterario. Ma tu questo bacio l'hai rubato al mio poema. Senti, Alyosha, mi basta sapere che tu esisti in qualche parte della terra per non perdere ancora la gioia di vivere. Prendila se vuoi per una dichiarazione d'amore. E adesso va. L'argomento è chiuso. Tu vai a destra, io vado a sinistra. Tu vai dal tuo pater Seraphicus che sta morendo. Io vado a casa a preparare la mia partenza per domani. Quando ci rivedremo? Ah, questo proprio non lo so. Potrebbero passare anche degli anni. Senti, Alyosha, voglio farti una promessa. Quando avrò visto più chiaro, quando avrò deciso qualcosa, verrò a discutere con te, dovunque tu sia. Allora sarà molto interessante vedere dove sarai anche tu. Ci rivedremo dunque al momento buono. Vada, è una promessa abbastanza solenne. E adesso va.